Carlo, io ogni volta che vengo da te, dimmi di che lo parlo. Dunque, se parli di questo qui, no, questo si fa un servizio, di caste, di cazzo. Sì? I caste, cazzo, questo che si parlava ora. Come si chiama il cazzo? Come si chiama? I castica. Il cazzo. I castica. L'arte di rappresentare. Alla femmina, i castica. Al maschio, i cazzo. Questo cazzo. L'hai capito o l'hai capito? Allora, poi, andiamo in onda, vogliamo andare in onda. Sì, insomma, fa come ti parli, tanto può fare sempre come ti parli. Vuoi parlare a livello nazionale? Arriva, allora, arriva Gina Lollobrigida. Non mi frega una sega, guarda, proprio... Girano un film. Sì, girano un film. Porta del film. Arriva, si attacca con la tosse. Madonna, caro, ho speso un miliardo, me l'ha negato il ricchiotto. Sa parlare della tua tosse? Sì, no, parliamo di... Che c'è qui? Mix d'assi, Arezzo, ora arriva Arezzo, way, ma arrivano tutti, può parlare di qualcosa? Arezzo è l'albergo, ma che Arezzo, lo fanno all'albergo. Allora, sabato ma te bisogna, tu non ci stia una settimana su a Montecchi, perché non ci capi niente, se no. Sabato, non si aggiorna. Dico. Sabato sera la Cadorna, c'è il concerto di quell'ex di Scancanenzi. Ah, senti un po', so chi è. È una skin, si chiama. Ah, ecco, peggio. Cioè, se mi è buono, ah, siamo che, in onda. Che vuoi, Dolfine Toscanacci? Che vuoi fare un concerto no, di liscio? No, beh, perché proprio la Cadorna? Perché proprio la Cadorna? Perché su Mapo era bersagliere. Se non sai perché la Cadorna, no? No, c'è cioè, Piazza Vasari, c'è tanti posti migliori. Cioè. Allora, il Papa è contro gli sprechi. Bentrovati su Chiaretondo TV, Carlo Brandini Dini. Buongiorno. Abbiamo solo un minuto. In un minuto parliamo di come si può eliminare gli sprechi, come ha detto il Papa. Come se facendo molta attenzione, sapendo che è un momento difficile, non buttando via niente. Che teoria politica. E allora che se no, dimmi la tua, invece. No, dimmi la tua. Sì, vai. Se confronta, se ma confronta. Un rilancio dell'economia, il credito. Ma che c'entra gli sprechi col credito, un rilancio politico? Allora, i sprechi, sai come si fanno? Come fai te, guarda. E si eliminano gli sprechi favorendo l'artigianato, perché tanto che fabbrichi cose che non servono più. E l'industria no, la piccola. Te per esempio anche i preservativi che ne fabbrica una tonnellata. Ma chi la dopra? E tanto la dopra. No, mettili anche il peso. Manco così. Per fare i cavettoni. Mettili anche il peso, così cade ogni cosa. Allora. No, allora, si è finito. No, cioè, ma che si è finita? Bellissima questa manifestazione, tutti quei scenci lì a Piazza Vasari, al comune. È una forma d'arte. Te lo immagino ora, il giuramento con questi scenci, tutti i turisti, dice qui siamo... Giuramento sarebbe l'estrazione delle carriere del Saracino, sì, che io solo sì, ma c'è questo devi, linguaggio... Ma te devi solamente tradurre, devi fare altro. La trasmissione è la mia, ringrazio a Dio che te ho. È meraviglia che ti piace Lina Gina Lollobrigida. No, ma poi una ventata di nuovo, proprio bellissima. Io se portava la Belen era meglio. La? Belen. Rodriguez. Ti piace? Insomma. È meglio della. Se mai si venissero tutte e due, te piglia la. Io la Lollobrigida. Se porto una scena, te piglia la Lollobrigida. Perché escono con noi. Ricavi il pannolone. Forse ancora ne capi. Ricavi il pannolone, la curi proprio. Ma via. Dopo te la metti verso il blog. Ma questo assessore, ma non può fare le cose per sé. Macri, ma non può fare le cose per sé. Questa cosa che fa ora la capiscono un sette. Fuori che lui, senti, senza lui, ma come siamo? Poi dice Costa un vagone guardini, siamo allo sbando totale qui, allo sbando. Ma perché mi guardi? Perché devi salutare. Saluto tutti, al prossimo, mercoledì quando torno, giovedì, mercoledì vado dal Papa, ti racconto tutto. Sei dal Papa in udienza? Sì, sì. Che ci fai? Che ci faccio io? Questo l'ha chiamato per i sprechi. Sì, appunto. Te digli che tanti preservativi o gli sprechi. No, ma niente, neanche il Viagra. Salutemelo il Papa. Sì, sì, da Francesco. Si è avuto rapporti, si è conosciuto. Si è avuto rapporti. No. Io la segnavo. Okay. Francesco. Non ci siamo, neanche qui. Mi va bene il Papa, mi va bene niente. Buona, alla prossima. Buona giornata a tutti.